Eccoci qua. Bene, 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 bene. Salve a tutti ragazzi, benvenuti al quarto video sui Pokémon. Allora, come avevo promesso, vi mostrerò una squadra di base, un team di prova composto da 6 Pokémon. Allora, iniziamo subito col primo. Come leader, quindi come Pokémon iniziale da mandare in campo, vi consiglio Infernape, il Pokémon di fuoco, Focolotta. Natura decisa, massimizzate attacco e velocità, dategli tutti gli EV in attacco e velocità, uno rimanente vabbè in PS, e come attacchi mettetegli zuffa, terremoto, pietra taglio e fuoco carica. Come strumento io, poiché lui non ha nessuna difesa, vi consiglierei fuoco al nastro. Allora, poi il secondo, un wall fisico, un muro fisico, che serve per parare gli attacchi fisici. Cloyster, natura decisa, massimizzategli i PS e dategli circa 216 punti in attacco e rimanenti, quindi 40 in difesa. Come attacchi gli darei geloscheggia, colpisce sempre per primo, protezione, rivincita e velenpuntura. Ovviamente questi li ho scelti su Pokémon Online, ovviamente. Strumenti avanzi per recuperare i punti vita. Vi garantisco che questo è veramente forte. Questo l'ho scoperto io, questo Pokémon. Vabbè, andiamo avanti. Come wall speciale, invece, vi consiglio Blissey, o Snorlax, come preferite. Comunque Blissey, natura calma. Dategli tutti gli EV in PS e tutti gli EV in difesa speciale, in modo da mettergli cova uova, aromaterapia per curarvi, curare la squadra, movimento sismico che non tiene conto dell'attacco di Blissey, quindi toglierà 100 PS, e tossina che è iperavvelena. Come strumento gli darei avanzi anche a lui. Un altro componente della squadra, uno sweeper questa volta, Jolteon. Natura modesta, massimizzate gli attacco speciale, che con la natura modesta arriverà già tantissimo. Lui è molto veloce, dategli circa 136 punti in velocità e 120 in PS. Quindi fate una cosa equa tra PS e velocità. scusate. Dategli tuono onda, fulmine, segno raggio e palla ombra. Tuono onda è per paralizzare, quindi è utile contro i Pokémon che durano parecchio in campo, che stanno parecchio tempo in campo. E come strumento sempre avanzi. Poi Spiritomb, come annoyer, quindi come Pokémon che annoia, come Pokémon che rompe le scatole. Natura modesta sempre. Gli EV questa volta un po' più difficile perché ho scelto di massimizzare o quasi i PS 236. 100 punti in difesa e 100 punti in difesa speciale e i rimanenti in attacco speciale saranno 72. Malcomune, palla ombra, fuoco fatuo, ipnosi. Come vedete, tutte mosse di stato, palla ombra per finire gli avversari e malcomune se state. È utile perché se state morendo, fate questa mossa per ridurre i punti dell'avversario e aumentare i vostri. Poi, come strumento, visto che è molto lento, gli darei rapido artigli, che gli permette a volte di attaccare per primo, soprattutto con mosse come ipnosi. L'ultimo Pokémon che vi consiglio è Azelf, un altro sweeper, natura modesta. Molti gli mettono l'esplosione, però non ve l'ho consigliata perché ho puntato tutto di più sull'attacco speciale, visto che ne ha parecchi da mettere. Massimizzate l'attacco speciale e la velocità. Dategli psichico, energia palla, tuono e lanciafiamme. E come strumento, fuoco al nastro, sempre, perché anche lui, come Infernape, muore in un solo colpo, di solito, e questo fuoco al nastro gli permette di rimanere a un PS. Tipo bandana. Allora, questo era il team di prova.
Nel prossimo video voglio anticiparvi che parleremo della quinta generazione, anche, anzi, non solo nel prossimo, anche per un bel po'. Quindi per 2 o 3 video almeno ci interesseremo di questa nuova generazione, quindi continuate a seguirmi. Vedremo un po' gli starter. Tra l'altro su Pokémon Online sono già presenti tutti i Pokémon della quinta generazione. Però non ci ho giocato ancora, quindi vi farò sapere il prima possibile. Quindi questa parte finisce qua, grazie della visualizzazione. Un saluto da Giovanni Capo.